Eccoci qui, buongiorno a tutti, spero possiate sentirmi bene. Io sono Giacomo Pallucca, è un piacere essere qui. Per tutte le domande trovate nella tab a destra, diciamo, di GoToWebinar, due sezioni. Una è la sezione question, lì potete fare le domande al quale poi avrò il piacere di rispondervi alla fine della presentazione. Quindi nel mentre, se vi viene in mente qualche domanda, qualche dubbio, per favore, cominciate a compilare, a scriverle già lì, così almeno i miei colleghi potranno rispondervi nel mentre, oppure sarà un mio piacere rispondervi alla fine della presentazione. Nella sezione sottostante invece c'è la sezione chat, che è un po' più, diciamo, scomoda da usare. Se la usate, state attenti a specificare, diciamo, il destinatario corretto. Ma per tutte le domande, è preferibile usare la sezione question. Ok, siamo già un buon numero. Tra un poco partiremo con la presentazione. Se avete problemi di visualizzazione, appunto, alzate anche la mano, c'è il tasto apposito, oppure appunto fate una domanda. Ok. Aspetterei giusto un altro minutino per poter far arrivare anche, diciamo, le ultime persone, visto anche l'ultimo periodo in cui si salta tra un webinar e una call e l'altra, con questo lockdown protratto che ormai va avanti da quasi un anno. Bene, direi di iniziare. Io spegnerò la mia webcam per migliorare un po' il flusso dati in modo che anche eventuali video si vedano bene. E ci rivediamo alla fine della presentazione, ma sentirete la mia voce. Ok, quindi buongiorno a tutti. Oggi siamo qui al terzo incontro del progetto Rethink Manufacturing, promosso da Omron. I primi due incontri sono andati molto bene. Nell'ultimo abbiamo parlato di come la robotica mobile può aiutare a migliorare tutte le operazioni di intralogistica all'interno del proprio impianto. E oggi andremo a vedere come la robotica mobile e le altre tecnologie di Omron, grazie alla loro integrazione, possono aiutare tutti i produttori e i costruttori di macchine ad avere un sistema produttivo sempre più flessibile e capace di rispondere sempre meglio alle richieste e alle sfide che il mercato ci propone. Io sono Giacomo Pallucca, Business Development Specialist di Omron, con un forte background tecnico per quanto riguarda sia la parte di automazione motion, sia per quanto riguarda tutti i sistemi meccatronici e robotici. Negli ultimi anni sono molto focalizzato sia sulla parte di robotica industriale, diciamo più classica, sia la nuova emergente robotica collaborativa, e avrò il piacere oggi di mostrarvi come appunto tutta la soluzione Omron può aiutarvi per raggiungere appunto una produzione sempre più flessibile tramite l'integrazione. Oggigiorno ci si trova davanti a una delle sfide più importanti degli ultimi anni, ovvero un cambio completo della produzione. Questo cambio completo della produzione è legato a un'interconnessione sempre maggiore tra il mercato, quindi il consumatore, e il produttore. Il produttore che si trova a dover produrre prodotti sempre più personalizzabili. Immaginiamo ad esempio nell'ambito automotive, dove ognuno può scegliere ogni singolo componente della propria vettura, fin nel dettaglio, quindi andando a creare poi un codice prodotto unico per ogni pezzo venduto, quindi andando a creare una variabilità, un mix produttivo veramente elevato. Ma anche nel settore food ci troviamo davanti a sfide sempre più, a una varietà di prodotti sempre più grande, con differenze a volte anche minime, ma diciamo ritagliate, disegnate, scelte dal cliente. In più c'è un'interconnessione continua, anche grazie a tutte le piattaforme IT, tra il consumatore e il produttore,
che può addirittura cambiare alcuni dettagli del proprio prodotto direttamente durante proprio il processo produttivo del prodotto stesso, quindi diciamo real time, al volo. Questo quindi ci spinge ad avere una produzione non più made to stock, quindi produrre per riempire un magazzino di oggetti che poi andremo a vendere, ma di produrre su richiesta. Naturalmente la produzione su richiesta è sempre esistita, ma quello che è la sfida di oggi è proprio ripensare alla produzione per rendere sostenibile una produzione sempre più variabile, quindi con lotti sempre più piccoli, che solitamente sono legati a dei costi di produzione molto elevati. Infatti è una controtendenza rispetto all'evoluzione degli ultimi anni, dove ci si spostava, dove ci si è spinti sempre a una produzione di massa, sempre più spinta, quindi andando a ridurre tempi e costi di produzione, sempre più fino all'osso, però per produrre sempre lo stesso prodotto. Adesso invece siamo in un'ottica di mass customization, quindi ognuno vuole il proprio prodotto e questo prodotto deve essere unico e secondo le proprie necessità. Un esempio importante, anche diciamo capibile da tutti, è sicuramente la parte di packaging, quindi come il packaging viene personalizzato all'interno appunto per un prodotto. Quindi partendo dal packaging primario, come ad esempio nella slide possiamo vedere delle tavolette di cioccolata, si hanno magari una variabilità di gusti sempre più alta, tantissimi quindi anche tipi di stampe in carte diversi che devono essere cambiate, ad esempio in una flowpack, in maniera molto rapida, senza fare tanti fermi macchina, se no, diciamo, l'efficienza dell'impianto va a decadere. Un altro aspetto molto legato anche all'e-commerce, quindi alla personalizzazione del proprio prodotto, è il packaging secondario. Infatti, solitamente il packaging secondario va ad agglomerare dei bundle, degli assiemi di prodotto primario, come ad esempio le tavolette di cioccolata, in dei pack più grandi, no? Come possono essere il pacco da 10, da 20, da 30 tavolette. Oggigiorno è possibile in alcune piattaforme andarsi a personalizzare completamente il contenuto di questo packaging secondario. Questo naturalmente, andandolo a vedere a livello di processo produttivo, va a dare come conseguenza la necessità di un cambio formato o comunque sia di avere un sistema produttivo che non sia più una flowpack diretta o un pallettizzatore molto diretto e rigido che elabori sempre lo stesso formato, ma deve essere interconnesso magari con la macchina a monte e avere la possibilità di organizzare la produzione in modo da fare nel minor tempo possibile tutti i pacchetti come si vogliono. Altro aspetto molto impattante poi è anche quello delle spedizioni, quindi nell'ultimo oggetto, ovvero il pallet. E come questo viene composto? Abbiamo parlato di variabilità dei processi del packaging primario e del secondario. Naturalmente qui la variabilità si va ad espandere in maniera esponenziale, andando quindi a modificare il pallet in uscita da il classico pallet con tutti gli scatoloni uguali e tutte le scatole uguali su di esso, quindi facile da organizzare, a un pallet estremamente misto, che può anche avere problemi di stabilità. Da qui la necessità di una piattaforma molto più intelligente e molto più flessibile e capace di supportare appunto produzioni e gestioni del prodotto come questi. Quindi è proprio il mercato che ci sta spingendo e sta spingendo questo cambio, diciamo, di paradigma di produzione da una produzione super veloce e a costi bassi per tantissimi prodotti tutti uguali a una produzione sì veloce, molto difficile naturalmente andare a ridurre i tempi, andare a velocizzare la produzione in un ambiente del genere, ma deve essere sì veloce, ma deve supportare un elevatissimo mix produttivo. Quindi andando ad avere tantissima variabilità, quindi dei cambi formato molto, molto stretti e una bassissima, diciamo, sensibilità al cambio formato e ai costi di cambio formato che devono essere sempre minori. Tutto questo è possibile grazie solamente, diciamo, andando a cambiare la tecnologia che si usa, passando appunto da una tecnologia pensata per la produzione di massa a una tecnologia più flessibile, pensata appunto per una produzione molto più custom. Per fare questo, Omron ha sviluppato negli ultimi 10 anni
un concetto di AI automation che vedremo alla fine della presentazione nella sua, diciamo, ultima forma più aggiornata. Ma partendo ad esempio da questo concetto, ovvero la possibilità di destrutturare una linea produttiva tramite l'utilizzo di robot mobile che vanno a sostituire ad esempio i nastri trasportatori, offrendo una soluzione molto più flessibile, perché naturalmente rispetto a una singola macchina con un ingresso e un'uscita possiamo avere diverse macchine che possono elaborare diversi mix produttivi, andando a creare poi anche un'infinità di percorsi possibili, diciamo, per il singolo prodotto da materia, perché entra materia prima e esce prodotto finito, e con tutte le varie combinazioni del caso. Questo è possibile soltanto se l'architettura è estremamente modulare e scalabile. Come vedremo, Omron ha sviluppato un'intera piattaforma proprio in quest'ottica. Infatti, andando a vedere più nel dettaglio quello che è una sottocella, quindi un sottoinsieme automatizzato, possiamo vedere diverse componenti. Ad esempio, tutte le componenti legate all'automazione presenti nell'impianto o nella sottocella possono essere fornite appunto da Omron, e quando parliamo di automazione parliamo di logica, quindi machine controller, la parte motion, la parte input-output, come ad esempio possono essere appunto assi motion piuttosto che sensori, i robot che vediamo qui nella slide. Omron ha tutte le meccaniche più note, cioè tutte le meccaniche comuni a catalogo, come ad esempio i robot Delta, o i robot Scara o robot antropomorfi. Soprattutto nei robot Delta vedremo come abbiamo delle soluzioni veramente che hanno un livello tecnologico e di velocità proprio del robot stessa molto elevata. Poi abbiamo la possibilità di integrare il sistema di visione, anche perché in ambito robotico è sempre più importante la visione, che sono proprio gli occhi del robot, e quindi vi permettono, uno, di elaborare, poter ad esempio maneggiare, fare il packaging come nella slide, di diversi prodotti basandosi semplicemente su ciò che riconosce, quindi in maniera molto flessibile, non dobbiamo andare a cambiare codici, ma il robot stesso e il sistema di visione che capiscono questo. Altro aspetto importante è la parte safety, legata poi anche a tutto il mondo della robotica collaborativa che Omron ha aggiunto negli ultimi anni al proprio catalogo, e dove naturalmente gli aspetti safety sono estremamente importanti, e noi possiamo fornire anche un supporto a 360 gradi fino proprio alla certificazione CE della macchina, piuttosto che a tutta la parte di certificazione di incorporamento all'interno del proprio impianto, quindi della messa in servizio. Ultimo aspetto visto nell'ultimo webinar, quindi quello di settimana scorsa, che vi consiglio se foste interessati appunto a tematiche di logistica, sono appunto i robot mobile che intravediamo anche nella slide, che appunto permettono un'elevata flessibilità e una destrutturazione dell'impianto produttivo. Tutte queste componenti è possibile programmarle, integrarle, quindi metterle in comunicazione all'interno di un unico software e di un'unica piattaforma, che è proprio la tematica del webinar di oggi, ovvero SysMac Studio, che è proprio il nostro software di sviluppo, nato diversi anni fa e nato appunto per la parte machine controller, che poi va a scalare verso tutte le altre tecnologie. È proprio qui, appunto, tramite il machine controller e la necessità di integrare le diverse tecnologie, che si evince un aspetto critico, ovvero il time. Time inteso come tempo di comunicazione o comunque sia di sincronizzazione tra i vari processi. È sicuramente più facile sincronizzare, ad esempio, un robot mobile con la CPU che controlla, ad esempio, una macchina. Perché naturalmente l'interconnessione può essere fatta con, diciamo, tra virgolette, comodità, ovvero possiamo andare a comunicare, ad esempio, il robot che è arrivato in posizione con un tempo nell'ordine dei secondi, se non addirittura minuti, perché appunto il movimento del robot mobile è molto più lento rispetto, ad esempio, a un asse di una Flowpak o a un robot Delta, che naturalmente nel giro di una missione singola di un robot mobile avrà fatto
anche un migliaio di operazioni. Quindi l'integrazione a livello robomobile è molto più semplice, col Cobalt siamo ancora nel range dei secondi, se non addirittura minuti anche qui. Poi naturalmente spingendosi, quindi in senso antiorario in questo cerchio, si va sempre verso zone più critiche. Quindi sempre le zone più critiche. La parte di safety e visione è sicuramente molto importante sincronizzarla il più velocemente possibile, anche per ridurre tutti gli eventuali problemi legati a problemi di sicurezza, quindi la necessità di mettere più barriere, sensori e monitorare maggiormente l'impianto. Ma spingendosi appunto nell'ultimo step, l'integrazione tra automazione e robotica è sempre storicamente uno dei problemi principali dei sistemi automatici. E oggi ho il piacere appunto di mostrarvi come l'automazione in Omron, nel mondo Omron, incontra la robotica. Quindi è sicuramente un passo estremamente importante. Per noi che siamo sempre stati leader di ogni singola sottomacchina, comunque sia siamo capaci di fornire soluzioni molto raffinate per le sottomacchine, come ad esempio all'interno di questo processo produttivo, le prime due stazioni, un sistema di feeding, di alimentazione della linea flessibile, è un processo che oggigiorno noi possiamo appunto gestire in maniera molto accurata e con una grossa esperienza, piuttosto che una stazione di pick and place multi-robot, come ad esempio le nostre linee multi-robot con robot Delta, che possono espandersi, come vedremo anche in alcuni esempi, con anche numeri molto elevati di robot, fino a 10, 12 robot tutti in serie, che gestiscono appunto il processo di packaging dei prodotti all'uscita o in ingresso, ad esempio, ad una macchina Flowpack, quindi pensata per il packaging. Ma oggi vogliamo porci uno step più avanti, ovvero andare a integrare tutta l'automazione di linea con l'automazione delle singole sottostazioni e delle singole sottostazioni anche robotizzate. Questo è un grande passo in avanti per noi e quindi il grande passo in avanti dello sviluppo del nostro software e della nostra piattaforma SysMax Studio, che con l'integrazione completa della parte di robotica fornisce un vero e proprio pacchetto completo a 360 gradi, sia in termini appunto di automazione, potendo integrare tutte le principali tecnologie come appunto la parte motion tramite servo, piuttosto che sistemi di visione per il controllo qualità, componentistica safety, anche la comunicazione all'interno di un'intera linea produttiva, il controllo tramite un unico punto di accesso. Infatti questo è un po' l'ultimo step, ma visto anche l'evoluzione della tecnologia, sicuramente non sarà l'ultimissimo, ma è solamente appunto l'ultimo fino ad oggi, dell'evoluzione della piattaforma SysMax. La piattaforma SysMax è stata introdotta nel 2011, quindi ormai siamo già a 10 anni di maturità della piattaforma, e nel 2011 integrava, diciamo tra virgolette, solamente la parte logic, la parte motion e la parte HMI, quindi lo sviluppo della parte pannello operatore. Negli anni sono state integrate successivamente sia la parte safety con tutti i nostri prodotti e soluzioni, sia safety over Ethercat che safety, diciamo, più normale, e poi è stata implementata anche la parte visione, sempre andando a sfruttare il bus Ethercat e anche tutta la parte di connessione ai database, che sta diciamo prendendo sempre più piede, è supportata dalle nostre CPU. Oggi andiamo ad aggiungere i robot. Siamo Bile, che è il robot industriale standard, come ad esempio quello che vedete nella slide, è l'ultimo robot presentato da Omron circa meno di un mese fa, che è proprio un robot Scara di ultima generazione, estremamente compatto e con delle funzionalità molto avanzate che vedremo. Quindi, andando a vedere appunto l'integrazione più nel dettaglio tra robotica e automazione, è stata fatta, diciamo, su tre livelli. Partendo dal livello macchina, quindi il più basso, il machine level,
possiamo andare a vedere come all'interno del nostro Integrated Controller abbiamo aggiunto a tutti i vari modulini che vedete lì, che sono appunto controllo, sensoristica, motion, safety, HMI e visione, siamo andati ad aggiungere anche il modulo, per così dire, il modulo relativo a tutta la parte di robotica del portafoglio prodotti Omron. Robotica già esistente e molto prestante. Quindi il machine level è un livello Ethercat, quindi con un cavo Ethercat, anche in questo caso molto semplice, si va a connettere il robot al nostro impianto. A un livello applicativo, quindi poi per andare a sviluppare la vera e propria applicazione, si è voluto aggiungere un altro step che ha avuto molto successo negli ultimi anni, ovvero dei pacchetti software a livello applicativo che tramite dei wizard e delle procedure guidate vanno a supportare lo sviluppo e il commissioning, e poi vedremo anche il changeover e la manutenzione durante proprio il funzionamento e lo sviluppo della macchina. Ad esempio, abbiamo dei pacchetti, il Pack Expert, ad esempio, è un pacchetto aggiuntivo molto usato e molto performante per tutta la parte di packaging. Oppure stiamo sviluppando dei pacchetti pensati un po' alle tecnologie di maggior tendenza e che garantiscano la massima flessibilità, come ad esempio il bean picking. Per questo verrà rilasciato a breve anche un modulo applicativo pensato proprio in questa ottica. Poi a livello più alto, e quindi proprio andando ad astrarre l'intera macchina, l'intera linea piuttosto che l'intera sottocella, o quello che vogliamo appunto movimentare e automatizzare, possiamo andare a virtualizzare tutto ciò grazie alla funzionalità di simulazione 3D che SysMax Studio ci offre. Infatti, come vedremo, è possibile andare a interagire tra tutte le componentistiche robotiche e le componentistiche di automazione classica e andare a vedere preventivamente il funzionamento, andando anche a prevedere eventuali problemi di design. Quindi, da dove possiamo trarre valore grazie alla piattaforma Omron, piattaforma integrata Omron? Sicuramente, se andiamo a vedere tutte le varie fasi, la prima è la parte di ideazione della soluzione e la parte di sviluppo, quindi di design e progettazione. In questa fase, come vedremo, ci viene molto in aiuto il software e la simulazione 3D. Nella parte di commissioning, tutto quello che abbiamo fatto nella parte di design può essere riutilizzato, quindi andare a riprendere tutto quello che, diciamo, abbiamo imparato tra i vari errori di progettazione, magari degli ingombri valutati male preventivamente, che poi grazie alla simulazione 3D sono stati risolti. E andiamo anche sulla parte di movimentazione, andiamo a riutilizzare questa esperienza fatta sul software 3D nella fase di commissioning, quindi di messa in opera della macchina stessa. La parte di maintenance, grazie anche alle nuove meccaniche e ai nuovi controller dei robot, e non solo dei robot, può essere migliorata di molto, e anche il changeover, grazie all'utilizzo ad esempio del Pack Expert e dei pacchetti diciamo applicativi, possono essere migliorati. In ultimo, ma non per importanza, l'aggiornamento della linea è sempre più facile. Infatti, vedremo dopo un esempio di un nostro cliente che ha sviluppato una macchina estremamente modulare e scalabile, come andando a replicare delle singole sottocelle si può andare ad espandere, ad esempio, la produttività piuttosto che la qualità della produzione stessa. Quindi, partendo dalla prima fase, la fase valutativa, quindi la fase di design, come ci aiuta la piattaforma? La piattaforma ci aiuta, ad esempio, come potete vedere in questo video, preso proprio da un banale, diciamo, screenshot di SysMax Studio, come la macchina a sinistra è stata replicata completamente in simulazione, andando a creare quella che alcuni chiamano la sua digital twin, quindi proprio un gemello in tutto e per tutto, capace, diciamo, di visualizzare in 3D il movimento reale della macchina, ma anche aiutare sia lo sviluppatore, ma poi vedremo anche durante la parte di manutenzione,
andare ad aiutare il tecnico a valutare tutti i vari ingombri e eventuali problematiche legate a questo. Per parlare di questo, spero che si veda bene, non troppo a scatti, c'è cioè questo breve video in cui siamo andati proprio a valutare le differenze che ci possono essere proprio all'atto pratico tra lo sviluppare un'applicazione con una piattaforma normale, standard, quindi quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, rispetto a una piattaforma completamente integrata, capace poi di darci il supporto a una simulazione 3D di tipo completo. Infatti questa, ad esempio, è una cella dei nostri uffici in Giappone, dove il robot SCARA, dotato di un sistema di visione al polso, più un altro sistema di visione a metà strada, viene programmato. In un ambiente, diciamo, vecchio stile, l'operatore doveva prendere tutte le quote a mano, verificare i movimenti e poi andare a validarli soltanto nella fase poi finale di commissioning. Invece, grazie a questa nuova piattaforma, lo sviluppatore della parte PLC o della parte robotica può collaborare, diciamo, a stretto contatto in maniera real time quasi con il progettista meccanico, andando ad esempio a valutare l'ingombro della pinza durante le fasi di pick and place. Quindi, ad esempio, in questo caso vedete che c'è un problema di impatto tra le dita e il prodotto, e questo naturalmente causa la necessità di cambiare la forma delle dita. Questo, diciamo, da una prima valutazione riduce la fase di design e quindi di progettazione di un buon 30% secondo le nostre valutazioni. Questo 30% che poi si va a espandere nella fase successiva, perché tutti gli errori che abbiamo visto di progettazione e le ottimizzazioni fatte nella fase di design ce le troviamo a vantaggio anche nella fase di commissioning. E quindi la fase di commissioning e di finalizzazione della macchina sarà molto più veloce e molto più, tra virgolette, leggera. Si tratterà praticamente di testare soltanto la macchina reale, dopo aver fatto tutto lo studio sul processo, diciamo, virtuale tramite il nostro simulatore 3D. Quindi in questo caso la riduzione del costo, dei tempi più che altro, è drastica, perché appunto la parte di software design è stata già fatta nella fase precedente e quindi dobbiamo soltanto fare un machine test, avendo già fatto tutti i test di eventuali ingombri e problematiche legate appunto a errori di progettazione meccanica della cella, quindi proprio come layout, o anche ingombri non valutati preventivamente. E naturalmente risparmiare tempo vuol dire risparmiare denaro, e questo è possibile farlo tramite appunto l'utilizzo di una piattaforma integrata come quella che Omron può offrire. Quindi, come dicevo appunto durante il video, e spero si sia sentito, perché ogni tanto ci sono dei problemi audio su questo tipo di parti di presentazione, tutto quello fatto durante la fase di design può essere riutilizzato durante il commissioning reale della macchina. Inoltre, proprio durante il video vi dicevo come il disegnatore meccanico oppure il programmatore può interagire con può aiutare, quindi può lavorare in maniera parallela col programmatore, con i vari programmatori e designer della macchina. Questo è possibile grazie all'integrazione all'interno dello stesso dispositivo di tutti i linguaggi di programmazione principali, lasciatemi dire. Quindi la parte AV Plus, che per noi è la parte di programmazione del robot, quindi con un formato molto simile a tutti i sistemi robotizzati del mondo, quindi anche diciamo tutti i competitor, quindi un linguaggio un po' più di alto livello, molto pensato esclusivamente per la parte di robotica, integrato all'interno dello stesso dispositivo, che invece è un dispositivo pensato per una programmazione più PLC based, quindi più ad esempio supporta testo strutturato, diagrammi ladder e tutte appunto i sistemi di programmazione PLC standard come la appunto la IEC 61 61 13
quindi tutta la parte di programmazione PLC base e poi di nuovi wizard, quindi un approccio molto più, diciamo, user friendly e molto più guidato, che ci permette di sviluppare meglio e più velocemente, in maniera molto più flessibile, la nostra applicazione. Tutto all'interno della stessa piattaforma, quindi sicuramente un plus importante. La parte di Application Expert Module è sicuramente uno dei vantaggi principali di questa piattaforma perché è appunto una metodologia di programmazione tramite Wizard che però va a integrare già all'interno della stessa piattaforma in maniera molto semplice sia ad esempio il sistema di visione con robot, quindi tutte le operazioni di calibrazione, refine, miglioramento dell'applicazione e comunicazione tra i vari dispositivi è fa già fatto. E può essere utilizzato in maniera molto semplice. Quindi i benefici sono appunto sicuramente una più facilità di gestione del proprio impianto, avendo ridotto di molto i tempi di sviluppo dell'applicazione, e un prodotto orientato, e quindi una macchina già orientata ad essere flessibile. Infatti, ad esempio, per esperienza personale, utilizzando il software PackExpert, si può andare ad insegnare proprio muovendo il robot, andandogli quindi a interagire tra l'uomo e il robot stesso, tutto il processo produttivo, si può insegnare per ogni prodotto che uno ha. Quindi, sicuramente la parte di sviluppo, di gestione di un nuovo prodotto è molto breve, molto veloce e diciamo col passare del tempo anche l'operatore. O il programmatore che se ne occuperà e sarà sempre più confidente di utilizzare una piattaforma sicura e diciamo prevedibile, quindi trovarsi molto più a suo agio nello sviluppo di nuovi codici prodotto. Stessa cosa appunto viene fatta per tutta la parte di visione, di assemblaggio e a breve anche della parte di bean picking, andando a integrare poi anche piattaforme diverse da quelle che possono essere puramente Ombra. Tutto questo che ci siamo detti, quindi avere una strumentazione estremamente flessibile e riutilizzabile su tanti codici prodotto, va ad abbattere il total cost of ownership, che è un po' il punto chiave di tutti i calcoli che si fanno in questi tempi su automatizzo un processo o non lo automatizzo, lo rendo più flessibile o no. Quindi questo è un importante, diciamo, KPI di valutazione. Sulla scelta di automatizzare o meno un proprio processo produttivo. Grazie a questo step di cui stiamo parlando oggi, con cui ho voluto aprire la presentazione, ovvero l'integrazione del mondo robotico all'interno dell'automazione standard, ci va a rimuovere uno dei grandi colli di bottiglia che fino ad oggi c'è e c'è stato, ovvero la comunicazione tra il robot e il PLC. Solitamente appunto il PLC o il Machine Controller va a gestire tutta l'automazione di linea e gestire anche tutti i vari cambi formato e questo però deve solitamente comunicare con il robot andandogli a dire, ad esempio, banalmente muoviti, stai fermo, oppure fai questa operazione piuttosto che fai quest'altra operazione. Oggi abbiamo portato il controller del robot nel controller dell'automazione di linea e quindi questa comunicazione non c'è più perché è tutto all'interno della stessa piattaforma, andando a spingere al massimo le prestazioni in termini di velocità applicative, quindi andando ad abbattere i tempi di sincronizzazione e poi andando a offrire la possibilità di monitorare tutte le variabili del robot nello stesso, lasciatemi dire, tempo ciclo. Della CPU del machine controller e quindi andando a sincronizzare tutti i vari valori che ci possono interessare di produzione con quelli del robot, con quelli della macchina stessa. Questo, come vedremo, ci aiuterà anche in ottica di manutenzione predittiva. Quindi, utilizzando un'architettura del genere, potremmo sicuramente raggiungere la massima efficienza, più che altro la massima performance della nostra macchina, andando appunto a unire il mondo robot al mondo automazione. Altro aspetto importante che si va a
da aggiungere alla nostra soluzione robotica è un'altra funzionalità molto apprezzata delle nostre CPU, ovvero la funzionalità database. Per quanto riguarda appunto l'integrated controller, quindi il controllore capace di supportare anche la parte di robotica, sono stati rilasciati tre modelli con supporto a database SQL, e questi ci permettono due cose molto importanti, due concetti molto importanti in Omron. Uno è l'analisi a bordo macchina dei dati, quindi il controllore può già sviluppare e fare delle analisi a bordo macchina, andando ad elaborare tutti i dati, ad esempio i singoli motori, i sensori, stato della macchina e quant'altro, a bordo macchina, e mandare verso l'alto delle informazioni già strutturate, quindi andando anche a alleggerire la comunicazione, non alleggerendola di informazioni, ma alleggerendola banalmente di byte scambiati. Quindi sarà necessaria una connessione meno performante, banalmente, e inoltre anche un scambio dati con tutte le piattaforme cloud più ristretto, senza dover gestire anche la sicurezza e la sensibilità di tanti dati nel cloud, che a volte magari non vengono neanche utilizzati, ma possono essere anche problematici da un punto di vista di proprietà intellettuale. Omron si pone come, diciamo, intelligenza a bordo macchina, con la possibilità di comunicare con tutti i vari soprassistemi, quindi andando a mettere un bel punto esclamativo sull'integrazione tra l'OT, quindi tra le operation e l'information technologies. Parlando invece di aspetti un po' più pratici, da un punto di vista di robotica, un'altra funzionalità molto importante, molto utilizzata negli anni, e che abbiamo voluto mantenere e potenziare, a quella del Recipe Manager. Infatti è possibile sviluppare in maniera abbastanza semplice delle ricette e poterle modificare sia a livello operatore che piuttosto a livello manutentore o programmatore, della propria linea produttiva. Quindi per il singolo prodotto il robot potrà prevedere diverse traiettorie, piuttosto che diverse velocità, magari per dover maneggiare prima un oggetto fragile e poi un oggetto meno fragile, potrà cambiare al volo i propri parametri motion, andando a ottimizzare la velocità produttiva, quindi andando più veloce con l'oggetto meno fragile e più lentamente, in maniera più cauta, con l'oggetto fragile, andando a minimizzarne anche i danni, oltre a massimizzarne i tempi. Cioè, a minimizzare anche i tempi produttivi, quindi ma massimizzare la produzione riducendo gli scarti. Quindi questo Resize Manager ci dà estrema flessibilità e ci aiuta molto nella parte di programmazione e riprogrammazione. Un altro aspetto importante, e sempre più tra virgolette di moda, è la parte di manutenzione predittiva. Per fare questo, ci sono principalmente, cioè la nostra piattaforma SysMac prevede già delle soluzioni di manutenzione predittiva con delle analisi basate su intelligenza artificiale. Quello che abbiamo fatto è stato portare questi concetti anche all'interno del nostro robot Scara, quindi l'ultimo nostro robot Scara, che si chiama I4H, ha la possibilità di avere una manutenzione predittiva a bordo, con il controllo continuo dello stato dei motori, un'analisi più banale magari sulla batteria encoder, che bisogna cambiarle, quindi con il suo display dirà all'operatore o comunque sia al manutentore: tra 10 giorni bisogna cambiare le batterie, se no abbiamo dei fermi macchina sicuramente più importanti. O anche può accorgersi preventivamente dei problemi su banalmente i riduttori piuttosto che i motori del robot. Tutto quanto integrato con un anello luminoso sulla base del robot, che facilita un po' l'interazione tra operatore e robot, e anche il display, che è completamente programmabile e può appunto far mostrare degli allarmi, come in questo caso. Quindi, parlando di Omron Solution, questo è un esempio di una macchina abbastanza tipica per il nostro lavoro, ovvero un fine linea di una macchina di packaging, dove ad esempio abbiamo appunto il controller,
con il nostro bus di campo, che è il bus Ethercat, che è un bus molto potente, che permette di avere velocità di sincronia, dei tempi di sincronismo molto bassi, con una soluzione hard real time, al quale solitamente poi viene connesso anche tramite una rete Ethernet IP, tutti i database, come abbiamo visto prima, ma anche più semplicemente un pannello operatore, quindi l'interfaccia tra l'uomo e la macchina. Nella rete Ethercat solitamente poi si possono collegare tutti i servoazionamenti, che possono essere anche in un numero molto elevato in una macchina, ad esempio una Flowpak con un taglio al volo. Tutti i robot, che come vedete ad esempio nella soluzione I4, hanno tutti il controllore integrato nella base del robot, quindi non ci troveremo più ad avere un robot, magari sì, leggero e piccolo, che però ha un controller grande come tutto il robot stesso, se non di più, ma avremo tantissimo spazio in più nel quadro e tantissimo spazio anche in più intorno alla macchina, avendo però un robot che ci velocizza e ci rende più flessibile il nostro processo produttivo. All'interno dello stesso bus è possibile poi andare a collegare anche dispositivi di flexible feeding o di banalmente degli inverter e tutti gli altri dispositivi, anche sistema di visione per la parte di localizzazione e asservimento macchina. Quindi qui si vuole parlare di one controller, one connection e one software, nel senso che il controller, appunto, come vedete, può essere unico all'interno di una cella molto grande, e quindi un impianto molto importante, con una connessione che è quella principalmente Ethercat a livello macchina, e poi un software, come abbiamo visto, che ci permette di andare a sfruttare tutta questa integrazione. In questo breve video, questa applicazione, questo esempio che fa sempre bene, anche perché dopo 40 minuti di chiacchiere, vedere qualcosa che si muove è sicuramente interessante. Questa è una linea molto scalabile, come vedremo poi dal layout di macchina, di pallettizzazione, lasciatemi dire, di frutta sciroppata, e come vedrete l'idea anche di integrazione tra la visione e la robotica è molto spinta. Infatti qui la singola vaschetta viene riempita con una quantità in peso di prodotto stimata tramite il sistema di visione, che vede l'impronta a terra e ne valuta il peso, e quindi all'interno della singola confezione verrà messo un quantitativo totale di tot grammi di prodotto, non più tot pezzi, in modo da ottimizzarne la produzione. Scusate. Bello della diretta. Come potete vedere, questa è una soluzione come vedete, questa linea multi-robot con tanti robot Delta, che spero si veda. Forse ho un po' scatto il video. Questa linea è capace di processare tantissimi, un elevatissimo numero di pezzi al minuto, grazie all'utilizzo di 8 robot Delta, tutti integrati all'interno dello stesso CPU. Penso si veda un po' scatti. Quindi passiamo direttamente alla parte, diciamo, di architettura generale. Come vedete, la piattaforma è controllata dall'interno dalla stessa CPU, è poi collegata a un'unica interfaccia operatore. Tutti gli assi sono sotto la stessa sottorete, anche tutti i robot sono sotto diverse sottoreti all'interno dei propri sottomoduli. Immaginiamoci che, ad esempio, se il cliente avesse la necessità di aumentare la produzione del 20-25%, basterebbe aggiungere un'altra di queste celle e di questi moduli, connettendo tutto all'interno della CPU precedentemente scelta, andando a migliorarne di molto la
appunto l'integrazione e la flessibilità e la scalabilità. Altro aspetto importante, ad esempio, è l'interfaccia operatore. Infatti, da un'unica interfaccia l'operatore può monitorare e modificare tutti i vari step e tutte le varie funzionalità di ogni singola sottocella. Questo appunto grazie a questo punto di incontro tra i vari dispositivi e alla centralizzazione, senza però perdere occhio verso la scalabilità e quindi il potenziamento di una soluzione simile. Quindi tornando un po' alla nostra linea produttiva con tutti i vari problemi che si possono creare, andiamo a vedere un po' se Omron può lavorarci basandosi su quello fin qui esposto. Quindi i frequenti stop possono essere sicuramente migliorati andando a migliorare la comunicazione tra le varie sottomacchine e quindi la sincronizzazione di tutto il processo produttivo. Le performance sicuramente possono essere migliorate grazie all'utilizzo di robot sempre più veloci e a un'integrazione sempre più spinta. La tracciabilità è garantita dal supporto di tutti i sistemi di visione. I tempi di changeover, l'abbiamo visto, che possono essere estremamente ridotti grazie all'interconnessione tra i dispositivi e alla programmazione estremamente semplice che ci può permettere di riprogrammare un nuovo codice in veramente poco tempo. E con poco tempo intendo anche meno di un'ora, quindi una questione quasi di minuti. E poi automatizzando naturalmente e con il supporto anche all'intralogistica si vanno anche a ridurre tutti i problemi di errori manuali. E come abbiamo visto anche i costi di manutenzione possono essere abbattuti grazie allo studio di una manutenzione predittiva e il collegamento ad esempio degli allarmi di maintenance con database e quindi comunicazione anche ai livelli più alti aziendali. Proprio per questo, come tutte quelle spunte verdi, quindi possiamo andare a lavorare sull'ottimizzazione dell'efficienza della linea. Ad esempio, uno dei colli di bottiglia peggiori o comunque sia più impattanti all'interno di una linea produttiva come può essere questa è l'alimentazione del packaging, no? Quindi, ad esempio, come questo esempio qui, dei contenitori. Per una linea per una riempitrice banalmente, quindi una linea più beverage, si può dire in questo caso è più legato a prodotti chimici, quindi non troppo beverage, però un robot collaborativo può sicuramente facilitare e sgravare l'operatore da un'operazione estremamente ripetitiva e che se non fatta bene può causare dei grossi problemi di fermo macchina. E quindi dei rallentamenti. O diciamo in maniera opposta, possiamo andare a lavorare grazie appunto alla robotica collaborativa che si integra all'interno della nostra piattaforma anche sul fine linea. Questo è un esempio proprio sviluppato qui in Italia, dove si sono sfruttati questi due robot collaborativi per andare a fare la pallettizzazione in uscita linea. Qui una pallettizzazione molto più semplice, non ai livelli complessi come visto all'inizio della presentazione. Però, durante ad esempio il periodo Covid, questa stazione ha permesso all'azienda di non fermare la produzione e di non doverla rallentare drasticamente, perché naturalmente non c'era più bisogno degli operatori che scaricassero queste scatole dal fine linea. In più, si va incontro anche appunto a tutti i concetti di Industry 4.0 e di valorizzazione della propria forza lavoro. Quindi, la si sgrava di operazioni ripetitive per farle concentrare magari più sull'analisi di miglioramento della propria linea. Quindi, andando poi velocemente anche nello step successivo di possibile miglioramento, naturalmente l'efficientamento dell'intralogistica, come visto nel webinar di settimana scorsa, che vi invito a recuperare qualora non lo aveste seguito. Perché ci sono molti spunti interessanti su come tutta questa soluzione può aiutare l'automazione. Quindi, e renderla sempre più flessibile e meno sensibile a eventuali guasti, anche più reattiva ad eventuali guasti di una macchina. Nella speranza si veda bene il video, volevo lasciarvi questa video testimonianza di un nostro cliente che ha sposato in pieno il concetto di AI Automation.
in questo impianto in Svezia che fa che produce, diciamo, dei spazzolini e componentistica, diciamo, per la cura della persona. Scusate. Penso che ci siano problemi con l'audio del video, quindi spero che le immagini parlino un po' da sole. Però potete vedere come tutto il processo è stato automatizzato in maniera molto flessibile grazie all'utilizzo di tecnologie di flexible feeding, piuttosto che appunto i nostri robot mobile che si occupano della movimentazione all'interno della fabbrica, andando anche a liberare tantissimo spazio all'interno della fabbrica stessa, semplificando poi anche il layout, la manutenzione e la gestione dell'impianto produttivo stesso. Come vedete, questi sono tutti sistemi di flexible feeding che alimentano una linea di robot Delta. Una soluzione molto, allo stato dell'arte, lasciatemi dire. Bene, mi scuso per l'interruzione a metà del video un paio di volte, ma volevo vedere se funzionasse l'audio, ma ci sono stati problemi. Quindi questa è un'applicazione molto interessante, sicuramente un livello molto alto di utilizzo della tecnologia Omron, proprio con lo scopo di massimizzare la flessibilità e ridurre poi il carico di lavoro per i singoli operatori. Ora siamo quasi alla fine della presentazione, volevo lasciarvi con il concetto di AI Automation di Omron. Presumibilmente non si sentirà l'audio, però diciamo che le immagini anche qui parlano da sole. Il concetto di AI Automation, intanto lascio partire il video. Il concetto di AI Automation è proprio l'idea di Omron, nata ormai più di 10 anni fa e portata avanti negli anni, di sviluppare una soluzione, una piattaforma sempre più flessibile, sempre più intelligente, integrata ed interattiva, nel senso di interazione uomo-macchina, e quindi il concetto delle 3I, che ci sta portando in questa direzione, quindi una fabbrica completamente destrutturata, nel senso di non più linee rigide, ma tante piccole sottostazioni che fanno ognuno una mansione, un po' come funziona in un impianto job shop tipico della manifattura, delle lavorazioni meccaniche, scusate, dove appunto sono tutte le varie sottostazioni che si occupano di una piccola. Di una determinata mansione e il prodotto deve fare un routing a volte molto complesso. Stessa cosa si vuole fare nel futuro dell'automazione, quindi creare delle celle, ad esempio pallettizzatori, che però possono pallettizzare qualsiasi prodotto. E in più andare a esportare avanti le nuove tecnologie, come ad esempio la parte di intelligenza artificiale, molto utile per andare a trovare problemi nella macchina prima che questi problemi possano diventare o causare dei danni molto più ingenti,
che causino dei blocchi linea molto lunghi o appunto delle perdite economiche molto importanti. Quindi il concetto di AI automation, nato e pensato diversi anni fa, è perfettamente in linea con la tendenza del mercato attuale. Quindi, andando un po' a ricapitolare di cosa abbiamo parlato quest'oggi, quest'oggi siamo partiti appunto dal concetto di questo viaggio, quindi dell'unione tra l'automazione e la robotica all'interno di Omron, di come Omron supporta lo sviluppo di produzioni sempre più flessibili, di come grazie all'introduzione della simulazione 3D all'interno di SysMax Studio questo ci possa dare dei grossi vantaggi durante la progettazione e commissioning della macchina, passando poi appunto per la potenzialità dell'integrated machine, avendo appunto un controllo integrato a multilivello. Per poi passare anche a, poi abbiamo visto anche appunto come viene supportato il changeover rapido piuttosto che le funzioni di manutenzione avanzate all'interno della nostra piattaforma e di come si può ottimizzare l'intera efficienza di linea, non più della singola macchina, ma dell'intera linea, potendo avere un unico punto di controllo per questa. Quindi vi ringrazio di essermi stati a sentire per questa quasi ora di chiacchierata. Quindi adesso è il momento delle domande. Adesso aprirò il box. Voglio ricordarvi però che questa presentazione, e soprattutto i video che magari non avete potuto apprezzare appieno a causa diciamo, del mezzo di comunicazione, saranno condivisi sia la registrazione anche di questo evento, ma poi anche successivamente. Le slide, il materiale vi verrà inviato alla fine di questi quattro webinar. Quindi non mi resta che ricordarvi il webinar della prossima settimana, dove la sicurezza sarà un concetto molto importante e diciamo anche per esperienza personale, lavorando in ambito robotica collaborativo per la maggior parte del mio tempo, è un concetto molto molto importante che vi invito a seguire. E poi vi ho lasciato sotto anche il link al nostro profilo aziendale LinkedIn, dove potete rimanere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie e presentazioni o anche per eventi come questo. Quindi vi ringrazio e passerei alle domande. Vabbè, rimetto anche il video. Eccoci qua. Allora, vedo una domanda in merito proprio all'ultima cosa mostrata, ovvero il concetto di intelligenza artificiale e come questa può, diciamo, come si integra all'interno della piattaforma integrata. Allora, l'intelligenza artificiale è una tecnologia alla quale Omron sta lavorando già da diversi anni. Quindi in anticipo alle tendenze, ed oggigiorno è all'interno dei nostri machine controller nelle versioni dedicate, e può monitorare lo stato, ad esempio, di un motore piuttosto di un sensore, rispetto a un ciclo master. Quindi, ad esempio, gli si fa prendere il funzionamento ottimo, creando una nuvola, diciamo, di punti di funzionamento ottimo. E quando il controller si accorge che c'è un problema, naturalmente il funzionamento sarà al di fuori di questo funzionamento ottimo. In questo caso, si può avere un sistema che alzi solo la mano dicendo c'è un problema, e quindi poi un intervento manuale potrà sistemarlo, ma diciamo il futuro può essere quello di automatizzare anche questo passaggio, quindi il robot, ad esempio, potrà fornire una soluzione ad un problema. Piuttosto che monitorare anche tutti i parametri del robot con questo approccio. Quindi un'analisi continua dello stato di salute della propria attrezzatura, partendo dalla fotocellula, arrivando al robot, passando per tutti gli assi, tutti i motori, ad esempio il sistema di visione o la parte appunto motion del robot stesso. Tutti questi componenti possono essere monitorati all'interno di un ciclo macchina PLC, quindi anche al di sotto del millisecondo, potendo monitorarla in maniera estremamente puntuale. Bene, io sono le 10:59, abbiamo finito in
Perfetto orario. Controllo la chat. Domande. Bene, allora non ci sono, non vedo altre domande, quindi in perfetto orario, quindi 11:00. Posso lasciarvi, vi ricordo appunto come anche presente nella slide tutti i vari riferimenti, quindi il canale LinkedIn per rimanere sempre aggiornati, il link all'evento di settimana prossima e vi ricordo che vi invieremo appunto tutta la presentazione e il materiale. All'interno della slide ci sono anche i miei contatti, quindi qualora foste interessati a approfondire diverse tematiche da parte di robotica piuttosto che tutta la parte appunto di piattaforma, vi invito a contattarmi. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e spero sia stata interessante.